aprire in Genesi capitolo 1. Se vogliamo conoscere chi siamo, no, veramente, ed è quello che un po' tutti, no, vogliono sapere, vogliono conoscere. Tutti cerchiamo di capire, no, chi siamo, che facciamo in questo mondo, no, e alle volte cerchiamo di definire un po' quello che siamo con la nostra professione. Sono un dottore, sono un avvocato, no, sono un cantante, no, qualcosa con cui possiamo identificarci, no? Spesso diventa la nostra professione, no? Per altri un successo nella vita, per altri, no? Potersi divertire, veramente avere tanti amici, e cercano un po', no, nelle cose del mondo, di capire un po' chi siamo, no? Chi sono io, che cosa ci sto a fare in questo mondo. Ma se vogliamo capirlo veramente, dobbiamo andare a guardare appunto all'inizio, dobbiamo sempre tornare lì. All'inizio e capire perché ci siamo arrivati in questo mondo, no? Chi ci ha messo in questo mondo. Stamattina sentivamo con Simona un insegnante appunto, no? Che cercava di fare chiarezza, no? Su quella idea anche abbastanza comune adesso, no? Che su internet vengono seguite molto, sul fatto che ci sono stati questi alieni che sono arrivati nell'antichità a mettere questo DNA, no? in queste scimmie, e da questo DNA nelle scimmie è venuto fuori l'Homo sapiens, no? Quello che siamo oggi. No? Poi questi alieni ci hanno abbandonato, se ne sono andati, no? Ed ecco che siamo rimasti qui da soli in qualche modo ad arrangiarci, no? A fare qualche cosa. E questo da una parte può essere molto interessante, perché come tante altre teorie, evoluzione e altre teorie, hanno un vantaggio, e se sono vere posso fare quello che voglio, nessuno mi può condannare, nessuno può dirmi che sbaglio se sono nell'immoralità, se vado a rubare. Oh, se vado a rubare sono un cleptomane, mica è colpa mia, no? Semplicemente quando vedo, se tu c'è un telefono più bello del mio, me lo metto in tasca, ma è una malattia, mica è colpa mia, no? Oppure se violento una bambina è una malattia, adesso anche quella, vedo mica che sono perverso, non puoi dirmi che sono perverso, sono un alieno, scusa, no? Gli alieni fanno queste cose, posso scusarmi con queste idee, per questo piacciono. Perché uno si può scusare e può fare veramente tutto quello che vuole, quello era sempre l'uomo cercato. Allora ci inventiamo tutte queste idee, tutte queste teorie, per scusare noi stessi, ma noi sappiamo che non è così. No? Parola di Dio ci dice chiaramente perché siamo venuti qua nel mondo, perché appunto l'essere umano è nel mondo, no? E chi ce l'ha messo. No? E sappiamo che siamo stati messi qua da Dio, per Dio, per dare gloria a Lui. Infatti in Genesi capitolo 2, versetto 7, in un versetto solo la Bibbia ci spiega tutto questo. E senza tanti, no, appunto, senza troppe spiegazioni o troppe teorie, perché Dio non ha bisogno di tante teorie, di tante spiegazioni. Dio ci dice, è così, sta a noi credere. Alcuni dicono che la Bibbia sono informazioni per noi, ci dà delle istruzioni. No, la Bibbia non ci dà istruzioni, la Bibbia non è il manuale di Ikea. Il manuale di Ikea mi dà istruzioni, però appunto per fare che cosa? Per fare un mobile. Allora vado da Ikea, mi compro quello che voglio, c'è un libretto di istruzioni, se voglio lo seguo, se voglio lo faccio da me, e mi monto il mobile che mi piace a me. Alcuni pensano, anche cristiani, che la Bibbia sia così, sia un bel libro di istruzioni. Cioè io mi scelgo la mia vita, la vivo come voglio io, e ho delle istruzioni nella Bibbia per far funzionare meglio la mia vita, come la voglio io, capito? Semplicemente un aiuto che Dio mi dà. Allora, ecco l'aiuto del Dio che deve sempre provvedere a tutto quello di cui ho bisogno. No, il Dio che deve sempre fare quello che voglio io. Non basta che prego nel nome di Gesù, taccio tutto quello che voglio. No? Magari sono prima a dire fosse così, ma la mia esperienza di cristiano non è questa. Perché? Perché la Bibbia non è un libro di istruzioni,
o di informazioni. La Bibbia è un libro di ordini. Dio ci dice: è così, devi tu metterti in linea con la tua parola. Il tuo volere, come il cielo si è fatto qua sulla terra, io devo capire qual è il volere di Dio per la mia vita e mettermi io in linea con il volere di Dio. Quindi Dio mi dà degli ordini, come i militari in un esercito, non è che ricevono istruzioni o informazioni dal generale, poi ognuno di loro decide un po' quello che vuole fare con quelle istruzioni. No? Non è così. Il generale dà gli ordini e il militare sa dove deve stare e cosa deve fare, se avanzare, se fermarsi, se colpire, se ritirarsi, giusto? È così la vita cristiana. Riceviamo ordini da Dio. Dio ci dice esattamente com'è la situazione e noi dobbiamo imparare a seguire questi ordini. Allora, guardando proprio dall'inizio, quindi quello che Dio ci dice chiaramente riguardo all'uomo è questo, versetto 7 di Genesi capitolo 2. Dio il Signore, quindi Dio è il Signore della nostra vita, appunto il Re, colui che comanda sopra di noi, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Quindi qua chiaramente, semplicemente Dio ci dice: voi siete il mio alito, il mio soffio. Questa parola soffiò è la parola ruah. La parola ruah in ebraico vuol dire due cose. Vuol dire soffio e vuol dire spirito. Gli ebrei usano la stessa identica parola. Anche in greco è uguale. Quindi sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento tu avrai la stessa parola sia per soffio che per spirito. Infatti nel Nuovo Testamento è la parola pneuma, no? La parola soffio che è anche la parola spirito. E quindi vediamo, qui abbiamo questa parola. Quindi Dio soffia nel suo spirito dentro questo corpo fatto con la sabbia della terra e questo corpo diventa un'anima vivente. Diventa un'anima vivente completamente diversa da tutti gli altri esseri viventi. Perché prima Dio ci dice che ha creato la terra, poi nella terra ha creato degli animali, secondo appunto la loro specie, ha creato degli alberi, delle piante, a seconda la loro specie, ogni cosa l'ha creata secondo la propria specie. Perché producesse, gli alberi devono produrre il frutto, secondo la loro specie, mele produce mele, il fico fico. Gli animali creati secondo la loro specie, il cavallo ha una funzione, la mucca ne avrà un'altra, la gallina ne avrà un'altra, no? Ogni animale creato con una funzione e tutti appartengono alla terra, cioè appartengono al dominio naturale, perché vengono dalla terra. Infatti Dio dice, no, la terra produca, no? Gli alberi, produca i semi, è la terra che produce, perché tutto questo fa parte della terra. Poi crea un corpo umano e anche questo parte della terra, infatti lo prende dalla terra, no? E lo forma. Quindi anche il nostro corpo è parte della terra, cioè è parte del mondo naturale, del mondo appunto che conosciamo nel naturale. Ma poi in noi fa qualcosa di diverso da qualunque altro essere vivente. Soffia il suo spirito. L'essenza divina, guardate che importante, l'essenza divina viene soffiata, messa dentro questo corpo e questo corpo diventa un'anima vivente, un essere vivente, ma un essere vivente che può vivere in due dimensioni. Vive nella dimensione naturale con il suo corpo, ma vive anche nella dimensione spirituale. Cioè vive nella dimensione di Dio. Infatti noi siamo coloro che sono appunto tra Dio e la sua creazione. Ecco perché ci ha messo a dominare sulla sua creazione. Ma proprio per poterci, ma perché avevamo questa capacità di dominare. Perché dico questo? Perché dobbiamo capire che cos'è questo soffio vitale, questo ruah, questo spirito. Perché questo ruah ce l'abbiamo anche noi. Questa è la cosa straordinaria. Noi siamo ruah, ogni essere umano. No? E quando io, ad esempio, faccio una prega, adesso sto predicando la parola di Dio.
dalla mia bocca esce la parola, non le idee di Claudio, non il pensiero di Claudio, ma mi sto predicando la parola di Dio, quello che è scritto qua. E quindi il mio fiato che esce dalla mia bocca viene preso dallo Spirito Santo e viene fatto diventare Rua, parola vivente, la parola che produce fede in noi. Ma chi la riceve questa parola? Vedete, quando io adesso sto predicando, no, ci sono due modi di ricevere questa parola. Tu puoi riceverla come Rua, cioè da spirito a spirito, ed entra dentro di te e produce fede, produce vita in te, oppure puoi riceverla nel naturale, perché comunque queste parole escono anche a livello naturale, e puoi riceverle come istruzione a livello mentale. Ed è questo che succede ogni volta che si predica la parola. Se tu sei nato di nuovo, allora hai uno spirito che riceve il Ruach di Dio, che riceve lo spirito di Dio, perché lo spirito di Dio dimora in lui. Tu ascolterai queste parole e le riceverai e le capirai come parola di Dio. Altrimenti tu le ricevi semplicemente come istruzioni. Che bella predica, che belle parole. Avrei voluto essere un buddista e dirti belle parole, avresti detto comunque, oh, che belle parole. Avrei voluto venire da qualunque religione a raccontarti di amore, di pace, di cose buone, e tu avresti detto che bello, che belle parole queste. Come parla bene quest'uomo, no? Perché tante religioni parlano di pace, di amore, no? Tanti, anche agli altri parlano di pace e di amore, ma non era John Lennon, no, che ha scritto quella bellissima canzone, anche i cristiani tante volte la cantano, no? Quella canzone proprio contro la fede, no? E cantano una canzone, ah, se non ci fosse inferno, se non ci fosse paradiso, se non ci fosse Dio, se non ci fossero le religioni, che bene che staremmo tutti, ci amameremo tutti e ci vorremmo tutti bene, no? Quella famosa canzone che viene sempre cantata, no? Il problema è che non è così, no? Il problema è che la vera vita è la vita spirituale. Guardiamo un paio di versetti. In Giovanni capitolo 3, quando Gesù appunto si trova a dover spiegare queste cose che vi sto spiegando io oggi a Nicodemo, un sacerdote, un insegnante della legge, un uomo che tutta la vita aveva appunto lottato con la parola di Dio perché non l'aveva capita, perché aveva sempre cercato di capire a livello intellettuale, aveva cercato di capire quello che Dio diceva, ma appunto con la sua mente, con la carne, a livello naturale. E Gesù cosa gli dice a un certo punto? Giovanni 3, versetto 5, Gesù rispose: in verità ti dico, che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, vi ricordate? Vento e spirito sono la stessa parola. Gesù sta dicendo proprio, sta usando le stesse parole, sta usando questa parola, rua, o soffia dove vuole, tu ne odi il rumore, ma non sai da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Praticamente sta dicendo che abbiamo bisogno di nascere di nuovo per capire le cose nello spirito. E capire gli ordini di Dio che ci vengono dati per mezzo della sua parola, per far diventare questi ordini, la sua parola, la nostra vita che viviamo tutti i giorni. Ma è qualcosa di spirituale, che riceviamo spirituale se siamo nati di nuovo. Se c'è lo Spirito di Dio dentro di noi. Se no, ascolteremo la parola di Dio tutta la vita e continuerà a essere giusto istruzione per noi. Ben versetti, ce lo possiamo imparare a memoria, possiamo andare in giro a citarli, possiamo dire, oh, che bello, nella chiesa ci amiamo tutti, ci vogliamo tutti bene, siamo una bella, allegra compagnia e andiamo avanti così. Ma non è questo, non è per questo che Gesù è venuto, non è venuto per fare un'allegra compagnia, no? Ma è venuto per qualcosa di molto più importante, fra un po' lo vedremo sul video. Voglio darvi ancora un versetto in Romani, capitolo 8, Romani capitolo 8 è un capitolo dove Paolo ci vuole appunto spiegare proprio questo, la differenza tra la carne e lo spirito, chi è carnale e chi è spirituale.
c'è una differenza. Nel versetto 5 di Romani 8 dice: infatti, quelli che sono secondo la carne pensano le cose della carne, vedete, usano la testa. E possono essere molto religiosi queste persone nella carne, ma religiosi solo in testa, hanno ricevuto solo istruzioni, come era l'Apostolo Paolo prima di incontrare Gesù. Invece, dico, quindi vedete, c'è un altro modo, c'è un altro tipo di persone, quelli che sono secondo lo Spirito, pensano le cose dello Spirito. Ed è proprio in maniera diversa, no? Di vedere la parola di Dio, di ascoltare la parola di Dio, di ricevere la parola di Dio, di vivere la parola di Dio. E noi dobbiamo essere nati di nuovo, noi dobbiamo chiedere a Dio, io credo che qua tutti lo siamo, abbiamo creduto in Cristo Gesù, e se credi in Cristo Gesù, tu sei nato di nuovo. Hai questa nuova nascita, è il tuo spirito, è vivo in te, quando ascolti queste parole dici, amen, ah, la parola di vita, entra dentro di me, lo senti dentro di te, che questa è la verità. E quando ascolti uno su internet che dice che veniamo dagli UFO, o quell'altro che dice che veniamo dalle scimmie, o qualunque altra cosa, ascolti che oggi appunto è tutto pieno di queste idee e teorie, riconosci subito, dici, questo qua non può sembrare una bella idea, ma non è la verità, perché la verità è qua, lo so dentro di me. Come l'Apostolo Paolo dice, io so in chi ho creduto, conosco in chi ho creduto in una persona, in Cristo Gesù, non in una teoria, in una bella idea. La cristianità non è una bella idea, perché la cristianità dice che dobbiamo morire a noi stessi e questo non ci piace. La cristianità dice che dobbiamo credere che Cristo Gesù, un altro uomo, un altro cristiano, è vissuto 2000 anni fa, ha fatto tutto quello che serviva per me e le mie opere non servono a niente. La cristianità dice che senza di lui non valgo proprio una cicca, una versione moderna della Bibbia. No, non posso fare nulla. Gesù ha detto, senza di me voi non potete fare nulla. Cioè, praticamente non valete una cicca, non valete niente per Dio. Ma in Cristo Gesù tutto diventa possibile. Questa è la cristianità. E non è poi, no? Così facile. Ma dentro di noi c'è questa essenza divina. Guardate, Gesù, no? Alla New Age mi piacciono questi versetti, no? Sono in Giovanni capitolo 10, perché la New Age è madre di quelle religioni che mi piace prendere un pezzetto qui, un pezzetto là, no? E poi così, capito, fanno dire alla Bibbia quello che vogliono loro. E così fanno dire, no? A tutti gli altri filosofi, a chi gli comoda, quello che vogliono, dice tanto. Mettiamo insieme noi le cose come ci piace. Gesù ha detto in Giovanni 10, versetto 33, i giudei gli risposero, noi ti lapidiamo per una buona opera, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio. Vedi, gli ebrei avevano riconosciuto, che Gesù si stava facendo Dio, ma perché lui era Dio, per quello. Non solo che loro non l'accettavano, per loro era bestemmia, mentre uno veniva a dire io sono Dio, quello sta bestemmia, chi ti credi di essere? Abbiamo già un Cesare, dicevano, che dice di essere Dio, ma almeno lui è Cesare, almeno sta là a Roma, c'ha una certa potenza, ma te un falegname mi viene a dire che sei Dio, insomma, no? Non mi risulta tanto quella cosa. E cosa gli risponde Gesù nel versetto 34? Gesù rispose loro, non sta scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Se chiama Dio coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, come mai a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, voi dite che bestemmia perché ha detto sono figlio di Dio? E vediamo qua che Gesù dice voi siete dei. E infatti sta citando il Salmo 82 al versetto 6 che dice che Davide gli dice che noi siamo dei. Aspetta un momento, appunto, no? Ma noi vediamo che c'è un Dio, e già facciamo un po' di fatica con questa Trinità, no? Un Dio che è tre persone, già lì, no? Andiamo per fede, no? Che c'è un Dio in tre persone, ma poi mi viene a dire che anch'io sono Dio, no? Insomma, com'è questa situazione? Gesù, spiegami un po',
Il punto è quello, Gesù sta dicendo sì, perché in voi c'è lo Spirito di Dio. C'è il soffio di questo Ruach che Dio ha soffiato in Adamo, e in Adamo significa in tutta l'umanità, in tutti i discendenti di Adamo, è lo Spirito di Dio che ci dà vita. Infatti la nostra vita viene direttamente da Dio, perché infatti Dio dà la vita e Dio la toglie. E questa è la nostra divinità, avere questa parte del nostro essere, la parte spirituale, che è in comunione con Dio, che è parte di Dio, in questo senso. Però facciamo attenzione, che se Dio è parte di Dio, appunto possiamo entrare nel buddismo, no? I buddisti dicono che siamo tutti Dio, perché siamo tutti parte di Dio, non in quel senso lì, nel senso di questo soffio dello Spirito di Dio che è in noi, no? E crea questa parte spirituale è in noi. Quindi la nostra specie possiamo dire che è divina, ecco perché siamo eterni. Infatti, vedete, noi esseri umani siamo gli unici esseri eterni. Cani, gatti, gli alberi, questa terra non sono eterni. Ma perché? Perché fanno parte di questo mondo. E cosa ha detto Gesù in Matteo 24, verso 35? Che i cieli e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Ciò che è eterno, la parola di Dio, non passerà. Ma questa terra, come la conosciamo noi, la luna, le stelle, il sole, passeranno. Dice che alla fine verranno raccolti su con un rotolo, arrotolati su con un rotolo e bruciati. Perché Dio ha preparato per noi una nuova terra e dei nuovi cieli, dove potremo vivere la nostra eternità, perché questa terra si è corrotta a causa del peccato, questa umanità si è corrotta, allora Dio deve fare qualcosa di nuovo. Ed ecco perché noi appunto sappiamo di essere eterni e sappiamo di avere un destino eterno. Il problema adesso noi che possiamo avere è quello dove passiamo, come passiamo questa eternità. Siamo eterni, siamo Ruach di Dio, non c'è la vita eterna dentro di noi, ma cosa, come passiamo l'eternità? Cosa succederà agli esseri umani? Questo mondo passerà, le cose che vediamo e conosciamo oggi passeranno, ma cosa succederà a quei 7 miliardi di persone che sono vivi oggi e tutti quelli che ci hanno preceduto? Guardiamo uno schema che non lo voglio mostrare, clicca uno alla volta così c'è un po' di effetti. Questa è l'umanità, no? Tutta l'umanità, e l'umanità da Adamo fino ai 7 miliardi che sono vivi oggi, non so quanti ne verranno ancora dopo, ogni bambino che nasce, no? Nascono ogni 4-3 secondi, nasce un bambino, no? Qualcosa del genere, l'umanità sono tutti sotto la condanna, la morte e destinati all'inferno. Questo è quello che Gesù ha detto. E questo non è che, ma non mi piace, non importa la verità. E questo è quello che Gesù ha detto, questo mondo è già condannato. Cioè già ce n'ha nella condanna, quindi ogni essere umano che nasce in questo mondo è la condanna destinata alla morte e all'inferno. Guardiamo un'altra cosa, Dio. Dio esiste e Dio è separato in questo momento dall'umanità, non era così all'inizio. Dio e l'uomo, appunto, Adamo ed Eva camminavano con Dio nel fare della sera, avevano comunione, andavano a braccetto, no? E Dio gli chiedeva ogni giorno ad Adamo che cosa hai scoperto oggi, che cosa hai visto della mia creazione, Adamo gli raccontava e Dio gli dava dei consigli e parlavano. Meravigliosa comunione di Adamo, Eva e Dio. Ma a un certo punto il peccato ha creato questa separazione, quindi Dio rimane Dio, nel suo proposito, nella sua perfezione, Dio non cambia, è sempre lo stesso, ha un proposito eterno, meraviglioso, per tutti i suoi esseri, ma l'umanità ha scelto di staccarsi da Dio, si è voluta staccare da Dio, ma ha scelto di seguire Satana, e con Satana c'è la condanna al peccato, la morte e l'inferno. Ma Dio nella sua misericordia ha fatto una cosa meravigliosa, ha mandato suo figlio Cristo Gesù. Gesù è venuto nel mondo, Gesù è disceso da Dio, essendo Dio, ed è venuto nell'umanità, a prendersi la nostra condanna, a morire la nostra morte e a finire nell'inferno al posto nostro. Ma il terzo giorno è resuscitato, ed è tornato da Dio e siede alla destra del Padre. E dice, tutti coloro che credono in Lui
possono prendere questo ponte e andare su. Ma chi non crede rimane qua, parte dell'umanità. Guardate cosa dice Efesini nel capitolo 2. Vediamo appunto che con Dio c'è perdono al posto della condanna, vita al posto della morte, paradiso al posto dell'inferno. Efesini 2, versetto 4 dice: ma Dio, che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, eravamo qui morti, non c'era speranza, non c'era, non importa le opere buone che volevamo fare, non importa quello che cercavamo di fare, quello era il nostro destino, condanna, morte, inferno. Mentre eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, ecco la croce. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Vedete che parla al presente? Ci ha fatti. Questo succede nel momento che tu credi e nasci di nuovo. Tu passi attraverso quella croce e sei con Dio, seduto nei luoghi celesti. Per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Nel versetto 8, meraviglioso, dice: voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede. E ciò non viene da voi, cioè non è l'opera nostra, non è una religione, non è qualcosa che noi possiamo fare. Dice che è il dono di Dio, gratuito, free of charge, no payment, niente da pagare. Non per opere, appunto, perché nessuno si gloria. Noi infatti siamo opera sua, creata in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Vedete? Questo è il messaggio della salvezza. Questo è il Vangelo, chiaro, semplice. Ma non c'è difficoltà in questo. Questi sono gli ordini di Dio. Noi non possiamo cambiare, non possiamo inventarci altre cose perché vogliamo vedere un Dio di amore, un Dio che non può condannare tutta l'umanità all'inferno. Come fa a essere così cattivo? Allora un Dio cattivo, allora il Dio dell'Antico Testamento che fa le stragi di Moabiti e di altre popolazioni. Tutte queste cose. Questo è il punto. Questo è quello che Gesù ci ha detto, questo è quello che la Bibbia ci dice e questa è la verità. E noi dobbiamo andare da questa umanità, noi che siamo stati trasportati qui, perché siamo già qui, dice, siete seduti con Cristo nei luoghi celesti. Da, anche noi qui ora, in spirito, però rimaniamo ancora qui nella carne. Perché Dio ci lascia ancora qui nella carne? Sinceramente, se Dio mi portasse su subito, no, non mi dispiacerebbe, perché so, immagino cosa c'è, non l'ho visto, ma immagino cosa c'è lassù, e vorrei essere là adesso. Ma sono ancora qua, perché? Perché ho bisogno di dire a questa umanità che ha bisogno di questo ponte, che ha bisogno della croce, perché solo la croce potrà portarmi lassù. Quindi questo è il messaggio del Vangelo. Adesso voglio mostrarvi un'altra cosa, perché noi viviamo in una nazione che è cattolica. Il 98% degli italiani sono battezzati in acqua della Chiesa Cattolica, quindi sono considerati cattolici. Che poi credono agli astronauti, che poi credono, no, agli UFO, o credono a qualcos'altro, o all'evoluzione, o credono che la Bibbia è un vecchio libro che non serve a niente, o che Gesù era un soldato romano anche lui. Qualunque cosa credono, sono cattolici, perché battezzati in acqua. Così. Ma cosa crede la Chiesa Cattolica? Io ora voglio mostrarvi quello che è stato stabilito come dottrina. Quindi non stiamo parlando, vabbè, ma è un'altra idea. No, è la dottrina cattolica, cioè quello che i preti imparano in seminario e quello che i preti insegnano. Perché quello che crede, quello che il Papa crede, e che i cardinali credono, i vescovi credono, i preti credono, le suore credono, secondo il Concilio Vaticano II. Quindi parola infallibile del Papa. Okay. La Chiesa di Gesù Cristo sussiste nella Chiesa Cattolica Romana. Cioè l'unica vera chiesa che Dio ci compiace, che Dio dice questa è la mia chiesa, è la Chiesa Cattolica Romana, cioè il Vaticano. Quella è l'unica vera chiesa. E attraverso i sacramenti le persone possono ricevere la grazia. Quindi la grazia viene data da Dio attraverso i 7 sacramenti e attraverso la Chiesa. La Chiesa è lo strumento. Quindi già qui, quella croce che abbiamo visto prima, tra Dio
dell'umanità è messa un attimo da parte, perché al posto della croce vediamo la Chiesa che riconcilia l'uomo a Dio, è lo strumento che Dio usa per arrivare a Dio. Ma quello era, diciamo, nel Medioevo, si fermavano qui. Col Concilio Vaticano II sono arrivati un po' oltre, perché cosa hanno detto, no? Vediamo un altro cerchio intorno dove ci sono i cristiani non cattolici. Lì hanno, diciamo, aperto le porte, sono diventati buoni verso di noi, cioè evangelici, metodisti, verso gli ortodossi, no? E verso tutte le altre denominazioni, diciamo, cristiane, che si definiscono cristiane. Loro hanno aperto, la Chiesa Cattolica ha aperto le porte, perché prima eravamo eretici, no? Ci bruciavano al Campo dei Fiori, no? E tutte queste. Quindi prima eravamo gli eretici, Lutero è stata la più grande disgrazia per l'Europa, no? E per il mondo. Adesso dal Concilio Vaticano II i cristiani non cattolici sono salvati. Siamo salvati anche noi. Grazie a Dio, il Papa ha detto che siamo salvati, meno male. No? Stiamo tutti più tranquilli. E così anche gli evangelici, però non così velocemente come i cattolici, che vanno subito da Dio, no? Tra le braccia di Maria. No? A noi avremo purgatorio, insomma, avremo da spurgare un po' dei peccati, ma alla fine ci arriviamo anche noi in paradiso. Ma non finisce qui, il Concilio Vaticano II ha detto che anche gli ebrei e i musulmani sono salvati, ha incluso anche loro. E il Concilio ha detto sì, anche gli ebrei e anche i musulmani sono salvati, ma gli ebrei non credono in Gesù, i musulmani non credono in Gesù, ma sono nostri fratelli perché credono in un Dio. Sono le religioni monoteiste, quindi anche loro credono in un Dio e quindi sono dei cugini di secondo grado, ma sempre di famiglia sgrada. E quindi anche loro sono salvati. Ma non si sono fermati lì. Hanno detto anche che persone di altre religioni, cioè gli induisti, i buddisti, qualunque religione no pagana, Testimone di Geova, chiunque, qualunque religione, anche loro sono salvati. Perché Dio gli sta dando praticamente a questi, attraverso un'altra fede, la possibilità di arrivare da Dio. Quindi tutte le fedi, qualunque cosa tu credi, comunque alla fine credi che c'è un Dio e quindi in qualche maniera ci arrivi. E quindi anche questi arrivano alla salvezza. Poi ce n'è un altro ancora. Il Vaticano II ha detto le persone di buona volontà, gli atei di buona volontà, anche questi per le loro buone opere, perché comunque sono buoni. Come fa un Dio buono a mandare una persona all'inferno, una brava persona all'inferno che non ha mai rubato, che non ha ucciso nessuno, no? Che non ha mai violentato nessuno, come fa a mandarla all'inferno? Solo perché non crede in Dio? E quindi dai, anche loro sono salvati. E poi ne hanno infilato dentro un altro, e ha detto, dobbiamo essere sicuri di non lasciare fuori nessuno, e a questo punto hanno detto, vabbè, e gli altri, e quelli cattivi che non credono in Dio, che non credono in Gesù, oh, e fanno le opere cattive, ma anche loro sono salvati. Perché, dice, tutta l'umanità è salvata. Che bella religione, vero? Perché tu dici, semplicemente per vie diverse, non c'è più bisogno quindi della croce. A questo punto, quando il Concilio Vaticano II ha presentato questa dottrina, questa loro verità, no, al mondo, qualcuno gli ha chiesto al Papa, gli ha detto, ma scusate, è l'inferno? No, perché cioè, ci avete sempre detto che c'è l'inferno, io sono un po' preoccupato, no? Quindi dite che nessuno va all'inferno. Guardate cosa ha risposto il Vaticano. Tutti sono salvati, l'inferno esiste, ma nessun essere umano va all'inferno. Non c'è, Hitler non è all'inferno, no? Stalin non è all'inferno, è salvato anche lui, Gengis Khan, no? Anche quello che appunto è violento, fa, ma non importa, tu puoi fare nella vita tutto quello che vuoi. Tanto, alla fine Dio porterà in pace, perché Dio è un Dio di amore. Allora, perché vi spiego questo? Per farvi capire una cosa, perché quando ascoltate il Papa, ascoltate i cardinali, i vescovi, no? E il prete cattolico,
ti parleranno di amore più di tutto. Amore, Dio è amore. Ed è vero, Dio è amore. Giovanni, no? Ce lo dice l'Angelo. Dio è amore. E allora infatti, amore, amore, ci amiamo tutti, vogliamoci tutti bene. E per amore, Dio porterà tutti in paradiso. Qual è lo scopo della Chiesa? Semplicemente di far entrare questi strati qua in mezzo. Quello è l'unico scopo della Chiesa Cattolica, è far diventare cattolici o, se non vogliono diventare cattolici, abbracciare le altre religioni. Per quello il Papa ha chiesto a un imam musulmano di pregare per lui pubblicamente. Io permetterei a un imam musulmano di pregare per me, perché il suo Dio non è mio Dio, quindi per chi stiamo pregando qua? E così, no? Loro hanno questo, e parlano di amore, parlano di grazia, certo, perché è la grazia di Dio che salva tutta l'umanità, più grazia di così. Parlano di misericordia, usano le nostre stesse parole, usano i nostri canti, no? E sembra che, no, facciano tutto quanto come noi. Infatti noi, la Chiesa Cattolica sta cambiando molto, no? E usano tutte queste parole. Adesso appunto, adesso, no, sul giornale l'altro giorno, che hanno accettato Martin Lutero, come dice un cardinale, addirittura ha detto, no, è stata la più grande benedizione che all'Europa abbia avuto. Per un momento, avete fatto il re, capito? Se non c'era il re di Germania a proteggerlo, l'avevate già bruciato come lui, lo volevate bruciare, lo cercavate, mandavate i sicari a cercare di ucciderlo e hanno dovuto nascondersi, no, nel castello, no, per quanti anni, Martin Lutero. E adesso mi dite che è la più grande benedizione, che cambiate idea qua da un giorno a quell'altro. Decidete, no, il Vangelo è uno, Gesù 2000 anni fa l'ha messo chiaro. Non me lo puoi cambiare durante la storia perché adesso è più comodo così e più comodo là. Ecco perché dobbiamo fare attenzione alle parole che riceviamo. Dobbiamo discernere con lo Spirito e con la parola di Dio. Perché sennò saremmo ingannati. Anche i testimoni di Geova dicono tante belle cose. Vieni in chiesa da noi, ti aiuteremo con il lavoro perché ti vogliamo bene. Ti diamo lavoro, ti diamo un aiuto, di cosa hai bisogno, sì. E poi noi, testimoni di Geova, saremo quelli che vivremo nel millennio con Gesù qua su questa terra. Gli altri sono cattivi, lasciamoli fuori, no? Saranno alienati. Da loro non c'è l'inferno, c'è l'alienazione, cioè sparisce, basta. Sono i testimoni di Geova, rimangono qua su questa terra a farsi questo millennio con Gesù. E ti vengono a raccontare, te ne possono raccontare tante. Ma tu conosci la parola di Dio. E se hai lo spirito Ruach dentro di te, non ti lascerà ingannare. Non puoi essere ingannato. Dio conosce quelli che sono suoi. Ecco perché dobbiamo fare attenzione e conoscere la verità. Perché la verità ci vede. Noi abbiamo la verità.